Grazie. Buongiorno ragazzi, insegnanti. Siamo molto lieti della vostra presenza perché siete la ragione, diciamo, del nostro lavoro alla Fondazione Mondo Digitale. La Fondazione Mondo Digitale da tempo lavora per una società della conoscenza inclusiva, alla base della quale sta l'educazione. Per noi la combinazione di educazione, innovazione, inclusione e valori per una cittadinanza responsabile sono un insieme importantissimo per il successo della vita nel XXI secolo. Adesso io vi darò una spiegazione della importanza di questo progetto che facciamo con la Fondazione Lars-Magnus Ericsson, che lavora verso il futuro. E noi ovviamente stiamo pensando al percorso di vita, al viaggio della vostra vita nel XXI secolo. Questo è il vostro secolo, ragazzi. Io già ho vissuto gran parte del secolo prima, pertanto ho viaggiato molte cose. Adesso, in questo momento, si arriva a un secolo di grande complessità. Le cose che ho vissuto io, quando guardo avanti le cose che vedranno in questo secolo, è una cosa veramente inimmaginabile nel senso del cambiamento, la velocità e la complessità. Questo vuol dire una nuova educazione. Quella scuola che rimane, no, ancorata un po' al 1800, no? Come si diceva, quella scuola deve cambiare, ma deve cambiare non solo la didattica, deve cambiare il contenuto anche. Perché abbiamo bisogno di un pensiero aperto, di un pensiero dell'esplorazione, della curiosità, di mettersi in gioco. Noi lo chiamiamo un pensiero della autoimprenditorialità. In altre parole, l'educazione del futuro e del presente deve contribuire a trasformare ognuno di noi in imprenditori, non necessariamente di aziende, imprenditori di noi stessi. Dobbiamo essere capaci di costruire la nostra felicità, perché il lavoro, la carriera, già non aspetta come nel passato. Io, quando ho uscito dall'università, il lavoro aspettava. Oggi non è così. Oggi la laurea, il dottorato, come voi vedete, non assicura il mondo del lavoro. E già sono 20 anni che si parla della carriera senza confine. La carriera senza confine vuol dire basicamente non una sola carriera, ma tante carriere, tante pezzetti di carriere, perché le persone, i millennials, no? Oggi cambiano lavoro a 35 anni, possono aver cambiato lavoro già 12-15 volte. Pertanto, questo è un po' di molto brevemente e rapidamente il territorio del vostro viaggio, della vita, della vostra vita. Io adesso passo a spiegarvi qualche numero, no? Così voi potete vedere il cambiamento che sta succedendo tanto nella informatica e in particolare nell'internet delle cose, Internet of Things, che sta prendendo il mondo a grande velocità e a grande cambiamento, e qui arriveranno anche tanti lavori del futuro e tanti altri lavori anche finiranno per essere automatizzati. In realtà c'è un studio che dice che il 47% dei lavori oggi esistenti negli Stati Uniti possono essere automatizzati nei prossimi 20 anni. Ok, non saranno tutti automatizzati perché è un processo culturale nel mezzo, no? Però la potenzialità c'è e in questo secolo questo succederà. Pertanto vediamo un po' di cifre, no? Ok, la app economy. Questa è un'economia che, non so, 15 anni fa, 10 anni fa, non esisteva. E questo vi può dare, no, un senso della velocità del cambiamento. Oggi, l'anno scorso, gli utenti di smartphone di tutto il mondo hanno scaricato e installato 156 miliardi di apps, generando un giro d'affari di 34 miliardi. Cioè, un'economia gigantesca che ha trasformato il mondo. E questo negli ultimi 10 anni. Nel 2015 l'italiano ha speso 300 milioni di euro in apps, in acquisti in app. E la app economy al 2020
quasi radioterà. Parliamo di 60 miliardi di dollari nel 2020. Questo dà una idea, no? Della velocità e della magnitudine del cambiamento nel mondo del lavoro. Pertanto voi dovete essere collegati a queste tendenze, no? Quando pensate nella costruzione del vostro percorso del futuro. Guardate l'Internet of Things o l'Internet delle cose, perché adesso l'Internet già è da un tempo, dal 2008, che il numero delle cose collegate a Internet ha superato il numero delle persone. Ci sono 3.5 miliardi di persone collegate a Internet, adesso ci sono molte più cose collegate a Internet. E l'insieme genera la possibilità della città intelligente, della fattoria intelligente, industria 4.0, un cambiamento micidiale che si svolgerà nei prossimi anni. Nella sua visione della Network Society, Ericsson prevede la convergenza di molte forze potenti, come la connessione in ogni luogo, la mobilità, il big data, la stampa tridimensionale, la robotica, le tecnologie cloud. Tutte queste stanno convergendo, non è che vanno separate, stanno convergendo per trasformare profondamente la società. L'Internet delle cose conterà 26 miliardi di dispositivi, no? Connessi nel 2020. Noi, oggi, il totale dell'umanità sono 7.3 miliardi. Pertanto stiamo parlando di più di 3 volte la popolazione del mondo. Globalmente il traffico di Internet, avete sentito parlare del big data, c'è una tsunami di data che sta arrivando. Ci sono 26 miliardi di oggetti collegati più 5 miliardi di persone, immaginate voi la quantità di dati che si genereranno, una vera tsunami. Il traffico di Internet raggiungerà 37 gigabyte per persona nel 2019, e questo è un salto da 15 nel 2014, nuovamente la velocità. Stiamo vivendo un periodo che si conosce come la grande accelerazione. Tutto va in una esponenzialità, è una tendenza di questa epoca, la esponenzialità, la grande accelerazione. In Italia il mercato degli oggetti connessi è cresciuto del 30% e vale 2 miliardi. La economy nel 2013, questo sono per i lavori, questa cifra qua vi dice quanto è importante attrezzarsi per andare incontro di questi lavori. Pertanto, se voi vedete, i posti di lavoro che richiedono competenze di coding sono quelli che rimangono più vacanti, perché c'è un fenomeno, ci sono tutta questa evoluzione a grande velocità del lavoro e dei nuovi lavori, e pertanto non è che questi nuovi lavori possono essere riempiti immediatamente, mancano skills, e qui c'è l'opportunità per voi. Voi dovete costruire un percorso che passa per queste tendenze, di modo che siate capaci di riempire i lavori che stanno arrivando, tanti tanti lavori con queste tendenze che abbiamo parlato. Un lavoro vacante negli Stati Uniti prende 56 giorni in media per professione che richiede skill di programmazione, e fino a 65 giorni per il settore del mobile development, ossia del cellulare, l'applicazione per il cellulare. Secondo la Commissione Europea, al 2020 ci sarà 1 milione di posti vacanti in queste aree, perché le università e le scuole non stanno preparando alle persone per andare incontro a questa tendenza che dominerà il mondo. Pertanto 1 milione di posti di lavoro. Adesso, non solo competenze digitali, perché come il mondo sta cambiando, come c'è una grande accelerazione, come c'è la complessità, stiamo parlando di un bisogno di essere molto flessibile, la cosa che menzionavo all'inizio, il pensiero aperto, no? L'esplorazione, la skills, le capacità, no? Che si chiamano competenze blande o soft skills, no? Questo, per esempio, il lavoro in squadra, la creatività, la innovazione, la imprenditorialità, il problem solving, sono tutte capacità che oggi le aziende stanno richiedendo. Perché? Perché le aziende e tutte le organizzazioni stanno cambiando. Non è solo il fatto che l'individuo si confronta, le organizzazioni anche si confrontano a un cambiamento, si confrontano a un mondo turbolento, di grande turbolenza, di grande cambiamento, e voi sapete che ci sono anche le crisi.
le crisi economiche, le crisi sociali, la povertà, l'ambiente, tutto questo genera una grande turbolenza e si richiedono persone che siano capaci di affrontare queste turbulenze lavorando in squadra e con grande iniziativa e creatività. Pertanto noi parliamo di un modello di educazione per la vita qui alla Fondazione, dove ci sono tre elementi di conoscenza. Uno, la conoscenza standardizzata che voi conoscete molto bene del mondo della scuola, la conoscenza curriculare. Qui stiamo parlando della chimica, della fisica, tutta la conoscenza che voi conoscete, che ogni modo sta in trasformazione, tutta la didattica per insegnare questa conoscenza sta in un grande processo di trasformazione. Si cambia dalla forma in cui si insegna un concetto a la stanza, all'aula, cambia la classe, cambia la scuola, cambiano i programmi curriculari, tutto sta in cambiamento. C'è un grande processo di innovazione. Il secondo livello, quello che ho menzionato, competenze per la vita, creatività, innovazione, problem solving, deve essere un secondo elemento. Questo elemento oggi sta entrando per la via degli insegnanti che sono insegnanti innovativi, però non c'è un lavoro veramente sistematico per includere questo tipo di insegnamento nel mondo della scuola. L'alternanza scuola-lavoro è un passo verso questa direzione. E il terzo livello, che io credo che è molto importante in Italia, è valori per una cittadinanza responsabile. Se non ci sono valori per costruire un paese, le altre due non servono. Potete avere tutta la conoscenza del mondo, potete essere più creativi del mondo, per se queste cose non si applicano per costruire un paese, un futuro, e dare all'Italia, a tutti gli italiani, un futuro in questo secolo, non serve tanto, diciamo, serve possibilmente in un senso individuale, però il paese si regola. Dopo parliamo noi di tre tipi di apprendimento, e l'apprendimento lungo l'arco della vita, con tutto il cambiamento che non si fermerà mai, non si ferma mai di imparare lungo l'arco della vita, conosciuto già da 40 anni, lifelong learning. Adesso si parla molto dell'apprendimento in tutti gli ambiti della vita, pertanto tutto il territorio, tutta la città e tutto il mondo attraverso internet diventa parte dell'ambiente di apprendimento. E finalmente un apprendimento trasformativo, che si chiama life deep learning, profondo, trasformativo, perché ci deve far cambiare la forma in cui vediamo il mondo. Dobbiamo capire che sta succedendo e mettersi in gioco con un pensiero aperto, un nuovo paradigma che ci dà l'energia e la fiducia per andare avanti. Questo posto dove voi siete qui, in questo momento, noi lo abbiamo concepito per questo tipo di educazione e si chiama la palestra dell'innovazione. Vedete, la palestra dell'innovazione è un ambiente fisico e virtuale, insieme, fisico e virtuale, non solo fisico, siamo profondamente collegati strategicamente al virtuale, per l'innovazione e l'educazione per la vita. Una palestra per l'apprendimento esperienziale e la pratica della innovazione in tutte le sue componenti, tecnologica, sociale e civica. Perché? Perché l'innovazione, con la ricchezza gigantesca che è il processo di innovazione, diventa un canale esperienziale. Facendo innovazione impariamo di tutto per avere un successo nella vita. Un spazio aperto al territorio, al mondo della scuola, all'impresa, all'università, che ha un cuore pulsante ai giovani. Abbiamo creato una rete di 110 scuole che stanno lavorando con questo concetto. Per noi la palestra dell'innovazione è il posto dove i muri della scuola cadono e la scuola si trova con il territorio e con il mondo, e tutto il mondo del territorio diventa parte dell'ambiente del vostro apprendimento. È un luogo di incontro tra vecchie e nuove professioni, dove si parla il linguaggio della fabbricazione digitale, la sperimentazione, la creatività, e infine, no? Per esercitare l'autoimprenditorialità per il XXI secolo. Queste sono le attività che esistono in questo momento qui. Facciamo orientamento e ideazione, facciamo fabbricazione digitale nel Fab Lab, robotica, internet delle cose, facciamo leadership e lavoro di squadra, realtà virtuale, animazione 3D, effetti visuali e videogiochi. In questo spazio all'interno ci sono attività di tutto questo tipo dedicate al mondo della scuola, ma anche a tutti gli altri, perché noi lavoriamo con anziani, immigrati, rifugiati, disoccupati, eccetera. Adesso, con la Fondazione Lars Magnus Ericsson, stiamo adesso promuovendo un progetto dedicato
ai studenti che è sviluppatore di applicazioni per l'internet delle cose. Questo è il progetto, è in piena frontiera di ciò che sta succedendo. Per questo vi ho dato questa spiegazione prima. Questo progetto ha come obiettivi prevenire il fenomeno di educational mismatch, ossia disallineamento, il mismatch, pensare creatività e capacità progettuale, incentivare e sostenere il talento dei nativi digitali, come voi, sostenere le attitudini al lavoro, di gruppo e alla cooperazione, e sviluppare competenze di problem solving, incentivare lo spirito imprenditoriale nei più giovani. Infine, questi sono gli obiettivi che noi ci stiamo dando. Abbiamo iniziato adesso un percorso che aspettiamo cresca verso il futuro. Faremo due call, due bandi, no? Per 220 studenti. Il primo bando è per le scuole. Selezioniamo 10 classi per un totale di 200 studenti che per circa 3 mesi sono destinatari di un programma di formazione in presenza del danza. Questo programma avrà elementi di progettazione, no? Il design thinking, ossia come si scopre un'idea, come si porta avanti la strutturazione dell'idea verso un progetto, e anche Ericsson metterà la piattaforma IoT, Internet of Things, acceleratore, con la quale loro stanno portando tutta una serie di servizi di software alle aziende. E questa piattaforma la utilizzeremo per prendere gli elementi che saranno parte del curriculum di questo progetto. Dopo ci sarà un bando per studenti per selezionare 20 ragazzi o ragazzi che possono partecipare singolarmente o in team. Si creeranno possibilmente 3 teams che andranno a lavorare qui per 3 mesi per costruire una soluzione internet delle cose. Alla palestra delle innovazioni saranno supportati dai nostri coach il coach anche di Ericsson. Questo sarà il bando che faremo per 220 persone, 200 nel mondo della scuola e 20 che andranno qui a lavorare in squadra. Numeri, 5 mesi del progetto, 220 studenti delle scuole secondarie di secondo grado alla Regione Lazio e 10 classi coinvolte. Attività, formazione in presenza dedicata allo sviluppo di app e soluzioni web innovative, webinar e formazione a distanza, percorso e preaccelerazione alla palestra, maratona o hackathon finale, che faremo una hackathon dove i ragazzi entrano qui a lavorare, che abbiamo fatto anche altri hackathon con 120 persone che arrivano qui, cominciano a lavorare tutto il giorno e sono supportate di coach che le guidano e le supportano nelle attività. E faremo anche per i progetti che sono più, diciamo, vincenti, raccolta dei fondi utilizzando il crowdfunding che abbiamo nella piattaforma nostra, virtual.org. Finalmente le scuole coinvolte nel progetto sono il Enzo Ferrari di Roma, Rosatelli di Rieti, Ettore Maggiorana di Roma, Francesco Severi di Frosinone, Dante Olivieri di Frosinone e Piano di Monte Rotondo. Con questo vi lascio. Molte grazie.